The best camera is the one you have right now available. La miglior camera, fotocamera, videocamera, è quella che hai adesso. Perché? Perché quella che adesso, qualunque essa sia, ti consente di catturare il momento e di ottenere il tuo shot, di ottenere la tua ripresa. Ciao ragazzi, sono Dan Frulani e benvenuti sul mio canale. Il mio canale in italiano. Sì, perché ce ne sono tre, Uno in inglese, il mio main channel. Un altro in spagnolo, che ora vivo in Spagna e devo praticare un pochino la lingua. E quest'altro qui, così non mi dimentico l'italiano. Di cosa voglio parlarvi oggi? Voglio parlarvi di un video che ho fatto qualche settimana fa, diciamo quasi un mese fa. Se non l'avete visto, vi invito a guardarlo, che è in inglese, ma sono sicuro che anche se capite poco l'inglese potrete apprezzarlo, dategli un'occhiata. Bene, perché ho fatto quel video? Allora, erano tantissimi anni che non andavo a Roma. Tantissimi anni fa ci ho vissuto, ci sono stato poi molte volte e quindi decisi che era troppo tempo che non ci andavo, però non avevo molto tempo, che sapete, cioè, mia moglie con mio figlio Michael e la bambina, la neonata Sandra, non potevo lasciarli soli troppo tempo, quindi decisi di andare solamente un giorno, partire la mattina e tornare il pomeriggio del giorno dopo, andare a Roma solamente per mangiare una pizza. Questo è stato il mio main goal, il mio obiettivo principale. Certo, con l'occasione ho approfittato per rincontrare il mio migliore amico che non vedevo da 15 anni, che siamo in contatto, sì, che adesso è facilissimo rimanere in contatto, ma non lo vedevo fisicamente da 14 anni per l'esattezza. Quindi, cosa mi sono portato per fare il video e che tipo di video ho deciso di fare? Beh, il tipo di video è una sorta di vlog, però fatto a modo mio, con la mia esperienza, con la mia tecnica, in modo cinematografico, diciamo. Uno stile personale, si vede molto il mio stile personale in quel video che ho fatto. Allora, che camera ho utilizzato? Ho utilizzato principalmente, poi vi spiego perché dico principalmente, perché mi sono portato solamente la Canon R6 e non la Canon R7 o la 90D. Perché? Per due motivi. Uno, che volevo fare anche parti di vlog senza dover pensare allo speed booster per ampliare, perché la R7 comunque c'è un sensore col crop, col ritaglio, invece la R6 no, è di formato completo, full frame, quindi con il 16-35 le parti di vlog sono garantite con questa combinazione, come in questo momento che state vedendo la Canon R6 con il Canon 16-35 EF con l'adattatore F2.8. eccolo. L'altro motivo per cui ho deciso di utilizzare la R6, di portare solamente la R6, è perché la utilizzo così tanto che è come un'estensione delle mie braccia adesso, quindi mi ci trovo comodissimo. Ho portato anche altri due obiettivi. Comunque volevo viaggiare leggero, stare leggero, con poca roba, senza rompermi il cervello per decidere che lente utilizzare. Quindi ho portato solo un 50 mm e un 85 mm e nel caso specifico l'RF 85 mm F2, e mi sono trovato a utilizzare solamente questo 85 mm per i b-rolls, per i dettagli, perché comunque il 50 mm sì, va benissimo, però dal 16-35 a 35 mm passare a 50 anche con un'apertura maggiore 1.8 non mi avvicinava al soggetto o alla scena abbastanza per isolare i dettagli, quindi la mia scelta è andata quasi sempre, anzi sempre, sull'85 mm. Quindi partiamo dal principio. Sono partito. Guess what? I'm going to Rome. Slam dunk, are you ready to make me? Hey, on my way to the airport, but I'm stuck in traffic. I'm afraid I'm gonna miss my flight. Apparently I made it to the airport all in one piece. This way, right? So far, so good. About to board. Flight crew, please prepare for takeoff. Sono arrivato a Roma e ha cominciato a diluviare. Ma
proprio in modo assurdo, quindi ho perso 3-4 ore per aspettare la fine del diluvio. Stavo in albergo e aspettavo. Poi dopo sono uscito e ho cominciato sì a utilizzare la camera per bene e mi sono andato a tagliare i capelli, come vedete. What do you think? Should I do it? My new haircut. Una follia, perché erano 2 anni e mezzo che non li tagliavo, però questo interessa poco, suppongo. Poi dopo sono andato a mangiare la pizza, l'evento principale, il protagonista di questo viaggio, la mangiata della pizza, anche se non si vede tanto, non si vede molto mentre mangio. Quindi ho filmato la pizza, le pizze, tutto quello che ho mangiato, sì. It's a rosticini. That's something like awesome, so tasty. Oh my god, this is like heaven on a plate. I love meat. This is lamb, right? I love it, seriously. Bruschetta with mascarpone and, oh my god, what is this? Focaccia. Porchetta, which is like pork, and ham. These are the people who made this possible for me to eat this wonderful pizza I had tonight. Yay! Come on! Thank you so much. Thank you. Però allo stesso tempo volevo anche rilassarmi, godermi il momento, quindi ho filmato, ma in modo sostenibile, senza starmi a stressare e con molta tranquillità, e questo è stato molto molto positivo, e al contrario di quello che si pensa, mi ha permesso di essere più produttivo e di alzare la qualità degli shots. Poi dopo, con mio amico Matt, siamo andati a fare un giro in centro, prima in una zona molto particolare, non nel centro storico ma molto vicino, quartiere Coppedè, che è molto particolare, sicuramente già la conoscete perché avrete visto dei film famosissimi dove appaiono gli edifici di quel quartiere lì. Uno dei film per esempio è The Omen, o Il Presagio, quello degli anni 70 con Gregory Peck, ma anche film di Dario Argento e molti altri. It's a very particular place. There are some kinds of buildings which are unique and they've been used for many movies, especially horror movies.
Poi siamo andati a fare un giro in centro storico e sarebbe stato impossibile filmare tutto. Ci sono tantissimi monumenti e posti meravigliosi. Io ho fatto una piccola selezione, facendo un piccolo giro a piedi ho filmato un po' il Campidoglio e Piazza Venezia e il Colosseo, no, ho evitato francamente perché stranamente non era illuminato. Non so perché, ma è la prima volta in assoluto che mi trovo a Via dei Fori Imperiali di notte e il Colosseo quasi non si vede. Però vabbè, questo per dire che comunque ho avuto la possibilità di filmare con la Canon R6 in low light conditions, in condizioni di scarsa luce, molto scarsa, e i risultati non sono niente male. Poi dopo sono andato a dormire, quando mi sono svegliato sono andato a fare colazione con il mio amico Matt. I'm gonna have a cappuccino here. And most of all, some pastries. Right here. And this is called maritozzo. Here, with cream. It's very typical here in Rome. E poi a visitare una chiesa, e qui ancora si vede la capacità, ho sfruttato il potenziale della Canon R6 per il low light, condizioni di bassa luce, di scarsa luce all'interno della chiesa. Veramente è una basilica paleocristiana. I really wanted to see again one specific place in the city, and it's not the Colosseum, it's not the Trevi Fountain, but rather this. Poi dopo mi era venuto in mente che non ho fatto nemmeno un coffee b-roll, il b-roll del caffè cinematico, che a me piace farlo, anche se esagerano tutti con questi coffee b-rolls, che ormai è diventata una mezza gaffonata, però a me piace farlo. Ho avuto la fortuna che mentre camminavo, quasi quando era ora di andare via, che andassi all'aeroporto, abbiamo trovato un furgoncino scoperto, adibito a bar, dove facevano il caffè, e in questo caso ice coffee, caffè freddo. Quindi mi sono detto, che c***o, ups, scusate, che fortuna, e ho fatto questo coffee b-roll. Questo invece è un espresso freddo, con un bevanda parte liquida, stratificata e parte cremosa sopra. Check it out. Molto forte di aromi, perché sono i caffè che hanno.
This is freaking awesome, man. Ok, allora, in conclusione, perché ho fatto questo video? Non questo che state guardando adesso, dove sto spiegando, ma quello, il vlog, diciamo, il vlog cinematico, cinematografico, che ho scoperto che in italiano la cinematica non ha niente a che fare col cinema, ma con il movimento, quindi è qualcosa di diverso, quindi devo dire cinematografico in italiano, ok? Beh, volevo proporvi una creazione, una mia creazione, perché qui su YouTube mi trovo sempre a insegnare, ad essere sempre una sorta di professore, a spiegare i numeri, le specs, le specifiche, come si dice, i settaggi, queste cose qui. Però io sono un creativo. Sì, mi piace insegnarlo, mi piace condividere la mia esperienza, ma l'esperienza non è solamente le caratteristiche e il frame rate di una videocamera, i fotogrammi per secondo, che lenti si usa. No, una cosa fondamentale è anche lo storytelling, un prodotto finito da far vedere, o chiamiamolo una creazione. Quindi quello volevo proporvi, volevo farvi vedere, proporre una delle mie creazioni, perché anche se è un vlog, sì, è un vlog, ma io l'ho fatto a modo mio. Io vi racconto una storia lì e allo stesso tempo ho utilizzato tutte le tecniche che io insegno, che faccio vedere nei video, tutti quei settaggi, tutte quelle cose teoriche sugli obiettivi, la profondità di campo, i fotogrammi per secondo, lo slow motion, e sono lì, anche se non spiegate, le faccio vedere, sono applicate alla realtà, al mondo reale, è una mia creazione. La unica differenza dal solito è che non ci ho messo le scritte lì, Canon R6 con 85 mm, con di su, di giù, di qua, di là. No, volevo proporre solamente la mia creazione e nient'altro. E poi in questo video, sì, posso spiegare tutti i dettagli e quello che volete. Una cosa da aggiungere, nella parte all'aeroporto e sull'aereo, anche dove mi taglio i capelli, non era molto pratico utilizzare la R6 o una videocamera così. Mi serviva qualcosa per tenere un profilo più basso per vari motivi, quindi ho usato un'altra camera. About to board. Ho usato l'iPhone. Camera professionale, ok? Però qui c'è la teoria, la frase di Casey Neistat, quando lui dice qual è la camera migliore, la videocamera migliore, e lui dice the best camera is the one you have right now. La miglior camera, fotocamera, videocamera è quella che hai adesso. Perché? Perché quella che adesso, qualunque essa sia, ti consente di catturare il momento e di ottenere il tuo shot, di ottenere la tua ripresa. E io credo molto in questo. Certo, se avessi a disposizione una Arri Alexa, una Red, nel contesto giusto, certo che utilizzerei quella. Ma in un contesto di aeroporto, con la sicurezza che ti guarda male, e sali sull'aereo e già ti dicono che non si può filmare, che puoi filmare solo fuori dal finestrino, allora io prendo il telefono, in questo caso l'iPhone, mi filmo, dico due cose, quello che devo dire, così ottengo lo shot e nessuno mi dice niente. Ah, un'altra cosa, mi raccomando, lasciate un commento e cliccate sul mi piace, che è importante. E poi c'è anche un link che metto qui per Epidemic Sound, che prima usavo Artlist qui su questo canale in italiano, però siccome sugli altri canali io utilizzo Epidemic Sound e mi ci trovo molto bene, alla fine ho deciso di farlo anche qui, anche su questo canale troverete il link a Epidemic Sound. Se ci cliccate al mio link qui sotto otterrete un mese gratis, poi potete cancellare o continuare, però intanto otterrete un mese gratis se cliccate sul link. Ok, I think I don't have anything else to say. Spero che questo video ti sia piaciuto, se sì clicca su mi piace, iscriviti al canale e ci vediamo al mio prossimo video. Oh yeah!